Ciao a tutti amici e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina. Per la festa della mamma abbiamo deciso di creare una torta per tutte le mamme dell'universo, la Torta Galassia. Si tratta di una torta davvero speciale che simboleggia l'amore che hanno le mamme verso tutta la loro famiglia. Nella sua immensità, questa copertura esterna di questa torta è favolosa perché rappresenta il grandissimo universo e tutte le stelle e i pianeti contenenti. Oggi vediamo come preparare la nostra versione. Iniziamo la nostra ricetta con il biscuit. Quindi mettiamo 3 uova e 50 g di zucchero di canna in una ciotola e iniziamo a montare il composto. Aggiungiamo i semi di vaniglia, 15 g di cacao e 15 g di farina di mandorle e mescoliamo lentamente con una marisa. Poi mettiamo 55 g di farina 00, poco alla volta, e continuiamo a mescolare piano piano, avendo cura di non smontare le uova. Prendiamo una teglia di 20 cm di diametro coperta con carta forno, ci trasferiamo il biscuit, livelliamo per bene e lo cuociamo nel forno statico 180 gradi per 10-12 minuti. Mi raccomando, fate la prova a stecchino! Ecco qua il nostro biscuit. Lo lasciamo raffreddare 5 minuti nella teglia, poi togliamo teglia e carta forno e lasciamo raffreddare completamente su una griglietta. Nel frattempo possiamo occuparci della mousse. Iniziamo mettendo in ammollo 7,5 g di gelatina in acqua molto fredda per 10 minuti. Mettiamo 250 ml di panna da montare in un pentolino, poi trasferiamo sul fuoco e lasciamo che sfiori il bollore. Adesso aggiungiamo la panna a 300 g di cioccolato fondente in una ciotola e mescoliamo bene affinché si sciolga bene il cioccolato. Infine aggiungiamo la gelatina adeguatamente strizzata e mescoliamo finché quest'ultima sarà sciolta. Mettiamo da parte fino al momento del bisogno. A questo punto mettiamo in una ciotola bella capiente 500 ml di panna da montare fredda dal frigo e la semimontiamo, perché dovrà essere abbastanza morbida. Aggiungiamo la ganache, che ormai si è intiepidita bene, e mescoliamo molto velocemente il composto con una frusta, così da incorporare tutti gli ingredienti. Ecco a voi la mousse al cioccolato pronta! La mettiamo un attimo da parte perché prendiamo una teglia con anello richiudibile di 22 cm di diametro, alto 7 cm, copriamo la base con la pellicola trasparente e la chiudiamo con un elastico, in modo che sia tutta bella tirata. Mettiamo un piattino sotto, copriamo con dell'acetato lungo i bordi e lo fissiamo alla teglia con una graffetta. Giriamo il biscuit e lo centriamo sulla base. Poi iniziamo ad aggiungere poco alla volta la nostra mousse, facendo ben attenzione a riempire tutti i bordi. Adesso, per aggiungere una nota fresca alla mousse, aggiungiamo dei mirtilli lungo tutta la superficie della torta. Copriamo con la restante crema, se necessario livelliamo un po' e lasciamo a riposare nel freezer per tutta la notte. Il giorno seguente possiamo creare la nostra glassa specchio galassia. Quindi mettiamo in ammollo 14 g di gelatina in acqua molto fredda per 10 minuti. Nel frattempo in un pentolino aggiungiamo 110 ml di acqua, 225 g di zucchero semolato e 225 g di sciroppo di glucosio e cuociamo a fuoco molto basso finché non raggiungerà la temperatura di 103 gradi. Arrivati alla temperatura prestabilita spegniamo il fuoco e aggiungiamo 150 ml di latte condensato. Trovate il link del nostro video in descrizione. E mescoliamo per bene. Adesso togliamo il pentolino dal fuoco. Aggiungiamo la gelatina ben strizzata e mescoliamo affinché quest'ultima si sarà sciolta. Poi aggiungiamo 225 g di cioccolato bianco di qualità e mescoliamo bene, in modo da scioglierlo. A questo punto con un bimipimer frulliamo per 2-3 minuti, cercando di formare meno bolle d'aria possibile. Infine trasferiamo la glassa in un passino, così da eliminare eventuali impurità. E voilà!
Subito la dividiamo in quattro parti per aggiungere i diversi colori. Noi abbiamo scelto il blu per lo sfondo, l'azzurro per gli astri, il violetto per le galassie e il rosa per le sfumature del cielo. Ma qui è tutto molto soggettivo. Usate la vostra fantasia e divertitevi! Aggiungiamo i colori nella ciotola più grande, facendo dei movimenti circolari. E diamo una piccola mescolata. Eccoci arrivati al momento dell'assemblaggio della nostra torta. Tiriamo la nostra torta fuori dal freezer, togliamo l'anello richiudibile, l'acetato e anche il ghiaccio che si è formato in superficie. Mettiamo la torta su un bicchiere o un oggetto rialzato e iniziamo a versare la glassa descrivendo dei cerchi. La glassa, cari amici, deve avere esattamente 33 gradi. Se durante la colatura non vi soddisfano molti colori, potete velocemente aggiungere il colore che secondo voi è adatto, date una piccola mescolata e continuate ad aggiungere finché non trovate un risultato che vi piace. Quando la glassa si fermerà di cadere, possiamo semplicemente tirare via tutto l'eccesso lungo i bordi. Infine, possiamo fare, con l'aiuto di uno spazzolino nuovo e del colorante alimentare bianco, con il dito facciamo dei piccoli schizzi di bianco in modo da ricreare un pochino tutti i pianeti presenti nell'universo, che poi andiamo a coprire con del cocco grattugiato. E voilà amici, ecco qua la nostra meravigliosa torta galassia. Guardate quanto bella è! Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio. E adesso gustiamo questa fantastica torta! Voilà! Cosa posso dirvi amici? È una torta pazzesca! Subito si nota il biscuit, che è buono, leggero, cotto alla perfezione e si sente subito quel leggero retrogusto di cacao. Subito dopo c'è la mousse, bella leggera, vellutata, con questo gusto di cioccolato bilanciato alla perfezione. E infine c'è la glassa, bellissima, che riesce a equilibrare tutta la torta con la sua dolcezza. Insomma ragazzi, cosa posso dire? È una torta stratosferica, assolutamente da provare! Bene amici, il nostro video finisce qui e cosa posso dirvi? Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo che sia e noi auguriamo a tutti una splendida festa della mamma! Ciao a tutti e mi raccomando, attivate la campanella per ricevere le nostre notifiche!